Ma siete impazziti? Io qua dentro non ci gioco, è troppo pericoloso. Ma no, dai, sarà divertentissimo. Vabbè, fate come volete. Ehi, Matti? Che c'è? Ma quella non è la tua mano! No, speriamo che non sia di nessun altro. Posala subito, ma cosa fai? Ecco, facciamo così che è meglio. Che schifo! Pronti? Sì! Ah, sì! Scelgo obbligo! Devi tenere la mano dentro la teca con una tarantola per 30 secondi! Ma io non pensavo fosse così spaventoso! Ma dai, Aurora, è soltanto un gioco! E poi quel ragno sembra molto simpatico! No, Aurora, forse è meglio non farlo! Già! E i ragni fanno paura! Sì, esatto, sì. Sono d'accordo con Nina, esatto, proprio con lei! Esatto! E invece devi avere coraggio! Ora vai e noi facciamo il tipo per te! Vero, ragazzi? Sì! Ok, va bene. È così spaventoso, non volevo farlo. Muovilo di più. Non è giusto, anch'io voglio giocare con Mister Ragno. Divertente? Fare questo obbligo non è stata una bella idea. Non so, Ninna, ma io ho un brutto presentimento. Anche io, secondo me ci sono davvero i fantasmi qua dentro. Tra poco succederà qualcosa di brutto. Spero che finisca presto tutto ciò. Che spavento! Guarda come ho paura. Voi? Noi? Niente! Niente! No, era tutto un vostro piano! Adesso vi ho scoperte! Ma però è stato divertente, sì, vero? No, per niente divertente, è stato terribile! Perché prendi in mano tutto, Ninna? Fanno paura queste cose, lasciale stare! Però guarda, ti volevo salutare e darti una piccola carezza! Non toccarmi, non toccarmi! Leva questo coso! Secondo me è molto simpatico. Vabbè, andiamo! Secondo te cosa c'è fuori? Oh, non lo so, che paura! Anzi, È stato divertente! Smettila! Matti, C'è un problema! Cosa? Il nostro amico ha perso la mano! Beh, Ninna, non fa niente, perché io ho notato un'altra cosa! Quella! Sei stato tu? No, non sono stato io! Secondo me dovremmo andare a controllare! Forse è meglio di no! E che ne dite di chiedere alla nostra amica Bottiglia? Bottiglia, chi dovrebbe andare a controllare quello che è successo? Ma perché sta girando da sola? Forse è lo spirito della bottiglia che ci sta ascoltando! Che simpatica la bottiglia! Ha scelto me! Hai visto la bottiglia? Sì, ha scelto Marco, proprio lui! Che paura! E basta con questa manina! Jasmine, dovresti accompagnare Marco, potrebbe essere molto romantico! Ma anche no, è stato lui il prescelto! Adesso non ha scampo! Che paura! Io gliel'avevo detto, ma perché parla sempre Marco? Ma perché stiamo parlando tutti sottovoce? Marco, tocca a te! Vai a controllare! Dopotutto te la caverai! Va bene! Bottiglia antipatica! Allora io vado, Ciao Marco! Addio Marco! D'accordo Marco, devi solo controllare, è tutto sotto controllo! Ci sono quasi, manca poco! Dovrei forse prima bussare, o la valla spacca! È stato orribile! Come c'era? Qualcuno ha fatto un po'.
non ha tirato lo sciacquone! Ups! Ragazzi, ma quindi prima chi ha girato la bottiglia? Sei stata tu, Luna? Sei stata tu! Sei stata tu! No, sei stata tu, bro! È stata lei! Potrebbe essere anche stato il vento! Basta! Questa bottiglia non ha vita propria, quindi non può ascoltarci, non può girare da sola! È stata una coincidenza, vero? È stata una coincidenza! Vedete? Non può girare e ora ve lo dimostro! Bottiglia! Chi è che ha finito i biscotti? Non è come sembra, non è come sembra. Oh oh, lo spirito della bottiglia ci sta ascoltando. È caduto qualcosa. Sì, è vero. Vado a vedere io, ragazzi. Sì. Coraggioso. Ma dov'è? Eccolo. Ragazzi, è caduto questo. Un libro, aprilo. Ma è un dizionario d'inglese. Ok. Forse lo spirito della bottiglia pensa che io non sappia l'inglese, ma io ho studiato molto bene. Yes, yes. Oh, yeah. Ma non è un dizionario. Ma Ninna, per aprirlo serve una chiave. Oh, uffa. Allora non lo apriremo mai. No, no, no. Bottiglia, chi deve andare a cercare la chiave? No, no, ha puntato su di te. Oh, no, 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 caro mio. Io e il mio amico diciamo che ha puntato verso di te. Ma io e il mio ragnetto abbiamo visto che ha puntato proprio te. Quindi devi andare a prendere la chiave. Senti, che ne dici se andiamo insieme? Va bene, andiamo a cercare questa chiave insieme. A 5. Cerca tu qua dentro. Sto qua. Di qua? Oh, qua non c'è niente. Riesci a spostare la tarantola? E dai. Oh, uffa, non sei per niente utile. Chiave? Chiave? Certo che in questa casa manca qualcosa. Sì, manca proprio qualcosa. Una TV. E sapete perché? Perché manca sempre di meno al 30 settembre, la data in cui uscirà il primo episodio del nostro show su Cartunito, Chi ha sfidato Ninna e Matti? In arrivo su Cartunito. Voi siete pronti? Io non vedo l'ora. Solo che se non trovo la chiave, penso proprio che non potrò godermi il primo episodio. Per fortuna voi sì. Vabbè, continuiamo a cercare. Che schifo questa mano, soprattutto perché sta tenendo con il dito una chiave. Una chiave. Dovrei prenderla, ma ecco, beh, come dire, mi fa un po' schifo. Ninna, che fortuna, ho trovato la chiave. Però se vuoi puoi essere tu l'eroina del gruppo. Vuoi prenderla? Perfetto, ti do una mano. Eccola. Grazie. Allora vado, eh? Sì. Ok. Ecco qui. No, basta. Mi fa troppo schifo, non ce la faccio. Aspetta, riattacco il braccio. Ho un'altra idea, tieni. Dove stai andando? E tu non muoverti, brutta mano. Per fortuna porto sempre i miei oggetti super utili con me. Allora. Sei sicura di riuscirci? Sì. Presa! Wow. Complimenti! Dai, non prendermi il naso! Me l'hanno già rubato quando ero piccolo! Perfetto! Apriamo il dizionario d'inglese! Chissà cosa ci sarà dentro! Vediamo un po'. Che cos'è? Dei fogli? Magari ci sono scritte delle cose in inglese! In quel caso leggi tu. Ok, va bene, io sono bravissimo, eh. Oh, questo non è inglese. Volete fare un pisolino? Molto volentieri, ma qua non c'è nessun letto. Ma perché ci sono scritte queste cose? Oh, questo è peggio. Venite a trovarmi. Ragazzi, ma non è che intorno a noi ci sono dei fantasmi o degli spiriti? Magari vogliono solo un po' di compagnia. Non abbiamo paura. No, fantasma. Spirito.
fortuna! Per noi ce l'hai una luce! Però ora fa un po' freddo, vero ragazzi? Sì, sì, sì. Ho un'idea! Che ne dite di accendere il camino? Sì, è A quanto pare si è acceso! Ma che è acceso il camino? Non lo so, ragazze! Questa casa ci sta ascoltando! Sì! Si è spento e guardate lì, c'è un passaggio. Ragazzi, ho un'idea. Bottiglia, e chi dovrebbe andare per primo nella stanza? Di nuovo io? Secondo me la bottiglia è arrabbiata con me e non so nemmeno il perché. Mi dispiace bottiglia, ma andrà qualcun altro. Dicevo, bottiglia, andrà qualcun altro! Vabbè, non ho capito, vado io! Affrettatevi a prendere i biglietti nella vostra città prima che finiscano! Così che fa Babbo Natale. Ragazzi, ho portato pure la nostra amica bottiglia, così possiamo continuare a giocare. È stata proprio una bella idea, Marco. Non vedevo l'ora di continuare a giocare al gioco della bottiglia. Cos'è successo? Ragazzi, ho trovato l'interruttore. Ragazzi, vediamo cosa si nasconde in questa strana camera. Ok, okay, va bene. Aspetta, bottiglia, ti lascio qui sul letto. Cosa possiamo trovare in questa camera? Non lo so. Ma guarda, io ho trovato qualcosa di meglio. Una bella ascia. Sembrava nascosta. Sì, possiamo fare uno scherzo a qualcuno. A Pippo? Sì, dai. Questa forse gli facciamo male. Scegliamone un'altra. Io direi questo. Sì. Guarda, sì, ha funzionato. Forse questo ragno gigantesco e peloso non avrei voluto vederlo. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Linda e Matti per salvarmi da questo ragno. Non muoverti, ti prego. Che schifo. Io odio le ragnatele. Vuoi mettertelo? Oh, sì. Vediamo se sta meglio a me. No, sta meglio a me. Uffa. No, vabbè, in questa stanza non c'è niente. Continuiamo. Ups. Ora gli spiriti si arrabbieranno. Oh no, è colpa sua. Vabbè, andiamo a fare il gioco della bottiglia. Ok. Forza, giriamo la bottiglia. Oh no. Va bene ragazzi, scelgo verità. Però siete buoni. Hai mai rubato qualcosa? Ragazzi, ma per chi mi avete preso? Certo che ho rubato qualcosa esattamente in questa casa oggi. Ma come? Sì. Ma sei impazzito? Non puoi rubare qualcosa dalla casa infestata? Ecco, ora la casa infestata si è arrabbiata con noi. Vabbè, meno male che ho rubato proprio una torcia, con questo buio. Ora posso guardare dappertutto? Cosa c'è qua? Ragnatele, ragnatele, un mostro, ragnatele. Ma che cosa sono queste? Ma sono delle mani. Che cosa ci fanno queste impronte qui? Ah, c'erano pure lì. Ok ragazzi, è il momento di tornare nell'altra stanza. Mi sembra un po' pericolosa questa situazione. Io non controllerei sotto al letto. Sì, Ninna ha proprio ragione. Ragazzi, fidatevi, andiamo via. È sparita la botola. Non possiamo proprio tornare nell'altra stanza. Beh, ragazzi, visto che la botola è scomparsa e non ci rimane altro che controllare sotto il letto. Sì, dovremmo proprio guardare sotto il letto. Chi va? Bottiglia, chi dovrebbe controllare sotto il letto?
tocca a me? Vieni. Allora vado, eh? Siete proprio sicuri? Sì. Sicuri? Sì. Vado. Vai. Ok. Eccomi. Allora controllo, eh? Oh, oh, oh. Ah! È uno scheletro! Ragazzi! Era tutto uno scherzo! Sì, abbiamo organizzato tutto questo per farvi prendere un bello spavento! Ma ti inquietai! Obbligo! Benvenuti nel gioco della bottiglia horror! Parli così? Stiamo per fare un gioco della bottiglia di Halloween, devo essere un po' spaventoso, no? Io sono la cosa fantasma morta. E noi invece siamo la coppia ragnetto. Inizia a girare la bottiglia, anche perché io ho paura dei ragni. Mamma, qua dentro cosa c'è? Sangue di vampiro? Ed è anche tanto, che schifo! 3, 2, 1, vai! Dani, è uscita Dani! Tocca a te! Non ci posso credere, va bene. Peschiamo il primo bigliettino! Non mi fare paura! Volevo farti spaventare. Vediamo. Oh oh. Trasformati in una mummia. Che significa trasformati in una mummia? Oh no, povera Dani! Ma le mummie non parlano! Tu sai che lingua parlano le mummie? Che lingua parlano? Il mummiese. Sono una mummia! Quello è un fantasma, Dani. Ah, allora ci proverò quando avrai finito l'opera d'arte. Ok. Perfetto, abbiamo finito. Io non so fare il verso della mummia, è impossibile! Sì, l'abbiamo notato, però sei una bella mummia. Scusa un secondo, Ecco qui. Che stai facendo? Mi devo soffiare il naso, ciao. A me serve un po' di più, devo fare un'altra cosa. Ma scusate, questo è il mio vestito da mummia. Ninna, tu non ti permettere a toccarlo. Ok. Anzi, sai che ti dico? Mi sono già scocciata di non vederci niente. Quindi... Ma dovevi rimanere così? No, basta, non mi piace. Dani, vestito da mummia. Oh cavolo, così fai ancora più paura. Robby, sono sempre io. Ci diamo la bottiglia. Minna, è il tuo di turno ora. Oh no. Sentite, se esce una cosa horror io non la faccio. Oh oh. Rivela la tua paura più grande. Non è che poi mi fate uno scherzo con la cosa di cui ho paura? No, Ninna, stai tranquilla. Stiamo solo facendo un bel video horror, quindi non preoccuparti. Dovete sapere che la mia paura più grande sono i ragni neri e pelosi, quelli con le zampe che fanno... io ho troppa paura di quei cosi! Direi che è arrivato il mio turno di girare la bottiglia. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Di nuovo io? Ma che è? Questa bottiglia ce l'ha con me. Secondo me questo qua dentro è il mio sangue che Matti stanotte mi ha tolto. Peschiamo il bigliettino. Un attimo, che significa che Matti ti ha tolto il sangue questa notte? Mi avete dato un'idea, Robby. Questa notte potrà succedere qualcosa. Vabbè, io non voglio sapere niente. Vediamo un po'. Fatti un tatuaggio in fronte. Seriamente. Non ci posso credere. Ninna, te lo faccio io, tranquilla. Proprio qui. Aspetta, Dani, so quale utilizzare. Questo non è un semplice libro. Infatti, vi basterà scorrere qualche pagina e... BOOM! All'interno troverete dei tatuaggi da fare in fronte alle persone con cui giocate al gioco della bottiglia. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, se non avete ancora preso il nostro nuovo libro, Ninna e Matti, la sfida contro il tempo, affrettatevi perché troverete dei fantastici tatuaggi in regalo, sia comprandolo in libreria che su Amazon. Dai un bacio a Ninna. Dai, è troppo semplice così. Allora chiudi gli occhi. Ok. Ninna, ho scelto Willy con
con una faccia un po' cattivella in questo tatuaggio. Grazie, ma Halloween. Quindi ora stai immobile. Allora, Ninna, non ti arrabbiare, perché mentre ti farà il tatuaggio io ti leggerò un capitolo del nostro libro. No, io sono già arrabbiata. Dove siamo finiti? Mormorò Matti, preoccupato. Ninna avanzò di qualche passo nel buio che li aspettava oltre la porta verde, allungando una mano contro il muro alla ricerca di un interruttore. 3, 2, 1... Oh, mi fa davvero paura. Ti svelo un'altra cosa, dovrai tenerlo per tutto il video. Sì, sì, ora sono la sposa fantasma con un tatuaggio in faccia. Oh, vediamo chi esce. No, 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 gira e allora su di me. D'accordo, d'accordo, rigiro. Robby! Rigira. No, mi spiace, è il tuo turno. Sai cosa ti dico? Pescherò io per te. No, no, sai che ti dico? Pesco io per me, perché non mi fido di te. Sto provando a leggere attraverso i bigliettini, ma non leggo niente. Robby, devi pescarlo. Ninna, io già c'ho l'ansia, perché non le sopporto le cose paurose. Poi pure tu. Scusa. Non entra la mano, non posso prendere. Muoviti. Aia, ecco. Ora sì che lo puoi prendere. Ok, l'ho preso. Vediamo cos'è uscito. Pesca una caramella dal barattolo. Quale barattolo? Quale caramelle? Queste sono le tue caramelle e cioccolatini anche. Caramelle e cioccolatini? Che bello. Io che pensavo che avrei avuto una challenge di quelle paurose. Ma no, dai, sono belle queste caramelle. Pesca, voglio, pesca. Voglio un bel cioccolatino. Eccolo qui. Ho pescato un ragno, ma che schifo! Robby, sei il solito fifone credulone. Questo qui è un ragnetto finto. Dani, ma io volevo un cioccolatino. Mi spieghi chi ha messo dei ragni all'interno del barattolo delle caramelle? Matti, sei stato tu, vero? Ragazzi, dove è andata Ninna? Ninna, sei diventata un fantasma? Ecco, Ninna. Prima i ragni, poi pure i fantasmi e prima anche le mummie. Aspettate un secondo, credo di aver visto qualcosa. Guardate lì, ci sono delle gambe. E non sono le gambe dell'orso. Queste sono le zampe dell'orso. Qui ce ne sono altre. Sono zampe di umano. 3, 2, 1. Lo sapevo, ma perché sei qui? Io ho paura dei ragni. Era uno scherzo che ho fatto io a Robby, non erano ragni veri. Era solo per vendicarmi. Dai, andiamo a giocare. È il mio turno! Dani, Dani, guarda. Sì, Dani, sei uscita tu. È uscita la punta dell'alluce della scarpa. Anzi, pesco io per te. Vediamo cosa esce, vediamo cosa esce. Va bene, io non ho paura di niente. Sono la più forte e coraggiosa del gruppo. Aspetta! Se non volete ricevere una spaventosa sorpresa in casa vostra dalla mummia Dani, lasciate un mi piace in questo momento e iscrivetevi al canale per questo gioco della bottiglia. C'è scritto: racconta una storia di paura. È arrivato il momento di vendicarmi. C'era una volta, in un castello buio e abbandonato, un uomo che bussò alla porta. Nel suo castello nascondeva una porta segreta. E sapete chi c'era dietro questa porta segreta? Chi c'era? Chi Babbo c'era? Natale! C'era un uomo travestito da pagliaccio. No, i pagliacci non li odio. E quando si arrabbiava, ad un certo punto urlava! E faceva spaventare tutti i bambini! Scusa, ma mi piaceva tantissimo questo coso, lo posso prendere io? Sì, d'accordo, ma adesso... Ma io non ho capito, chi era quello che spaventava i bambini, l'uomo o il pagliaccio? Ma chi ha e poi chi porta? Ha bussato alla porta? Non mi state mai ad ascoltare! Secondo voi era una bellissima storia di paura? Scrivetelo nei commenti. Giro io la bottiglia! Ninna, mi dispiace, sei uscita di nuovo tu. No, non è giusto! Ve le farò pagare tutte. Spera che non sia un altro tatuaggio, eh? Chiuditi in bagno per 3 minuti? Con la luce accesa, vero? No, no. Con la luce spenta. Ecco sempre un video di Halloween. Allora ci vediamo tra 3 minuti. Siete sicuri che possiamo fare un giro senza Ninna? Così adesso aumenteranno pure le probabilità che usciamo noi, perché siamo solo in 3. Io non voglio uscire, basta, non voglio fare più niente. Vediamo chi esce allora. Vai, girala, girala, girala. 2, 1, via. Ha sbattuto, bisogna rifarlo, ha sbattuto. No, no, ragazzi, uffa. Tocca a te.
Robby, vai! Pesca un bigliettino, anzi no, voglio farlo io per te. Metti tanti marshmallow in bocca e di Happy Halloween! Ti faccio anche mangiare. Vuoi che te li riscaldo un pochino? Qui abbiamo pure una candela, guarda, posso cuocerli come nei film. Scusate, ma questi sono marshmallow giganti! Ma ne entreranno pochissimi in bocca! Però vi se no sarebbe troppo semplice questa sfida. È troppo semplice questa sfida, vabbè. Sono i marshmallow più grandi che ho trovato al supermercato. Quanti ne devo mettere dentro in bocca? Almeno tre. Ok, ci provo, ma sono davvero grandi, eh. Dai, Robby, ma che hai la bocca gigante? Riuscirai? Oh, non entra, è troppo grande. Devi dire Happy Halloween, ricordatelo. Happy Halloween. Ok, direi che ne bastano due, che schifo. Ma secondo te li sta andando a sputare? Sì, ma non può nemmeno andare in bagno perché c'è Ninna. Hai ragione, non so come farà. Scheletrino, ma secondo te sono passati i 3 minuti di Ninna? Sì, sono passati 3 minuti, direi che è meglio andare a controllare. Andiamo. E quindi Sonia, mi dicevi? Sono tempi un po' morti, eh? Robby, ti vuoi muovere? Sì, arrivo. Questa porta fa un po' paura. Cosa, quale sangue? Sì, secondo me è stato il vampiro di Halloween. Il vampiro, no. Mordono sul collo. Ninna proprio qui è stata morta. Non sono scherzi da fare. Io sono il cadavere. Tra l'altro vi siete resi conto che io non sono mai uscito? È vero, tu non sei mai uscito. È maledetta questa bottiglia. Ehi. Ma dai, no, ma l'avevo appena detto. Sì, tocca proprio a te, ma aspetta, dov'è la zucca? Zucca? Eccola. Ok, ce l'ho, primo bigliettino della mia sfida ed è... Dai un bacio a Ninna. Dai, è troppo semplice così, allora chiudi gli occhi. Ok. Questo è stato il bacio più spaventoso della mia vita! Guardate che è la cosa più divertente del mondo, fidatevi! No, io ho paura, non voglio giocare al gioco della bottiglia! Esatto, Matti, e se tipo uscisse qualche fantasma? È la cosa più pericolosa del mondo! Sì. Guardate che durante un pigiama party il gioco della bottiglia alle 3 di notte è obbligatorio! Se no, sapete cosa siete voi? Cosa siamo? Dei fifoni, ecco cosa siete! Ah sì? Allora inizia tu! Vediamo se siamo fifoni. Io non sono fifone, Mattino. Quindi dovrei iniziare io? Sì. Ok, allora giro subito la bottiglia, che in realtà è una freccia, però vabbè. Muoviti. Ok, vado, giro. Ma non è possibile. Ma avete barato, avete truccato questa bottiglia voi. Ma com'è possibile? Pesca, dai. Oh, sei un fifone. Non sono un fifone, stai a vedere. Mi uscirà sicuramente qualcosa di buono. Tipo, mangia una carbo. Guarda un video di Huggy Wuggy. Ma sono le 3 di notte, Matti. No, un video horror. Ma sicuramente ci deve essere un errore. Sì, sì, sei per caso tu il fifone? No, hai paura? Sono fifone. Dammi il tuo telefono, ti faccio vedere io come guardo il video. È troppo pericoloso. No, deve farlo. Ha scelto di giocare. Falsa chiotti, vi dimostrerò che io, rispetto all'anno scorso, sono diventato coraggioso. Se ti fate per me, lasciate un mi piace ora e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti. Ecco qui. No, lo devi vedere tu, gira un po'. No, dovete vedere. No, lo vogliamo vedere. Oh, aspettate, questa parte... Ho beccato proprio il video più pauroso. Huggy Wuggy viene qui. Ma che nero? Ecco. Che cos'è? Questa è la fabbrica di giocattoli. Oh, mamma mia, guardate. Oh no, fa paurissima. Ma voglio vederlo. Ma perché lo stiamo guardando? Matti, devi girare il cellulare. Va bene. Quanti secondi devo guardarlo ancora? Un minuto. Cosa? Ma dura un minuto, lo devo vedere tutto? Sì. Ok. Vedete? Non fa assolutamente paura.
Per niente. Come va? Perché stai balbettando? Non lo so, perché c'è un braccio lungo. Matti, dietro di te. Aki waki. Dove? Dove? Era il tuo telefono quello? Sì. Aiuta! Minna, controlla. Io l'ho ucciso. Ah, controllo io per te. Vediamo se si è rotto. Minna, si è rotto. Non è vero. Sì, era uno scherzo. È tutto ok. Lo ammetto, non sono partito affatto bene. Spero che le altre cose siano meno spaventose. Se non verrà qua Aki waki ad ucciderti, ci penserò io, perché hai fatto cadere il mio telefono. Scusa, non l'ho fatto apposta. Adesso. Ehi, non litigate che dobbiamo continuare il gioco. Adesso girerò io, vediamo chi... Beh, sei uscita tu. Ma non è possibile, no? Prima regola del gioco della bottiglia: non girare la bottiglia, se no poi esci tu. Cos'è? Il primo che trova una figurina di Minna e Matti e Daniel Robby vince. Oh, non vedo l'ora. Ma quindi dobbiamo spacchettare le figurine. Wow, che figo. Vado a prenderle. Eccole qui, due pacchetti di figurine a testa. Lo sapete che ci sono delle figurine in cui siamo in quattro: io, Ninna, Daniel Robby. Ed è proprio quella che troverò in questo pacchetto. Oh, no, qui c'è Ninna. Qui siamo con Chiara. Poi c'è Ninna disegnata. C'è la piccola piadina. E c'è Ninna bambina. Uffa, non ho trovato niente con Daniel Robby. Adesso è il mio turno. Vediamo se sono stata fortunata. Io adoro aprire le figurine. Vediamo, vediamo. Un Matti con una Ferrari. No, direi di no. Un gattino, questo è Willy. Un'altra volta Matti. Questa è Ninna. Matti? No, ma non ci posso credere. Tutte figurine di Matti. Uffa, non ce l'ho fatta. Vi farò vedere io come riuscirò a trovarmi. Mi sono messo dentro. Ora guardate, questa è una tecnica infallibile. Non riesco manco ad aprire il pacchetto. Secondo, ci sono. Ok, allora abbiamo Matti. Matti con una spada. Ora arrivo io, Abbiamo Willy. Matti dentro le palline. E di nuovo Willy. No, non mi sono trovato. La mia tecnica non ha funzionato. Robby, quella era Piadina, non era Willy. Non conosci affatto i gattini e Matti. Ma no, perché sembrava che stessi attaccando come Willy. Basta. Apriamo un po' il mio pacchetto. Vedo già una figurina speciale. Che il potere dell'album di Ninna e Matti sia con me. Allora vediamo un po'. Matti, che carino, guardate. Poi c'è ancora Matti. Ma basta! Però almeno è Matti estivo. Wow! Non ci posso credere, ho trovato la figurina con Dani e Robby. Siamo io, Matti, Dani e Robby. Wow! Vinto. Che cosa ho vinto? Beh, hai vinto... Cosa ha vinto, ragazzi? Ma niente, non hai vinto niente. Vabbè, ho vinto l'album. Ora che magari quelle erano le ultime che ti servivano per completare l'album. No, non credo. Quante te ne mancano ancora? È già il terzo che apro questo. Ah, ok, allora sì. Ninna, però potresti regalarmela, è davvero bella. Vediamo se ce l'ho. Falsacchiotti, vi ricordo che in edicola trovate l'album di figurine di Ninna e Matti con tantissimi ospiti speciali. Scrivete nei commenti se avete già trovato la figurina di Dani e Robby. Mi dispiace, Dani, l'84 questa qua non ce l'ho, quindi la devo toccare. Non è giusto. No, la devo toccare per forza. Sì. Guardate, che carina. Ho trovato un doppione di Matti. Dani, se vuoi posso regalarti questo. No, io ho avuto troppe figurine di Matti. Non le voglio. Voglio quella di Dani e Robby. Mi dispiace. Ok, adesso voglio girare io la bottiglia. E adesso sicuramente uscirai tu. Due, uno. Sì, chi parla esce. Ma non è giusto, ma di nuovo io, ma perché? Se adesso mi esce, guarda un altro video horror, mi arrabbio, Vediamo un po' cosa c'è. Sfida una persona al canestro, chi perde mangia un limone. Il limone è aspro. Matti, vuoi un consiglio? Sfida Dani, è scarsissima. Sfido Rob. Te ne pentirai, Matti. Che abbia inizio la sfida. Il primo che fa canestro vince. E quindi chi perde mangia un limone. 3, 2, 1 Vediamo ciò che sai fare. Il primo era solo di riscaldamento. Non mangerò io questo limone, lo mangerai tu, ricordatelo. È pronto? È pronto al lancio? Vai! No! Di pochissimo.
Ok, la gara per il limone è ancora aperta. Sono pronto. Vado e... tiro così alto? Ma perché tiro così alto? Ma fammi vedere. Sei troppo forte, Marti, sei troppo forte. Hai ragione, devo avere meno muscoli. Buon l'ho limone. Fatto davvero! Non voglio mangiare il limone, dovevo sfidare Dani! Ma siete sicuri che un limone in questo modo si può mangiare? Sì, sì, Matti! È crudo! Che schifo! Mangia! 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 Tutte a me oggi! Oh. Guardate la faccia! Adesso non riuscirei manco più a dormire con quel saporaccio in bocca. Che schifo! Guarda, mi stanno uscendo le lacrime! Mi stanno uscendo le lacrime dagli occhi! Matti, guarda che sei tu che hai voluto giocare al gioco della bottiglia alle tre di notte. Esatto. Sto iniziando a pentirmene. Escono tutte a me le penitenze brutte. Nina, tocca a te. Ok, giro, 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 giro. Fantasma formaggino. Non c'è nulla lì. No, infatti. Devi rifarlo. Attenzione. Giro, 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 giro. Di noi fantasma formaggino. Non è che c'è anche Wacky lì invisibile? No, no, no. Spero davvero di no. Nina? No, è Matti. No, no, è Matti. È riuscito. È riuscito. È riuscito. La regola della freccia. Okay, chi okay, gira poi esce. È vero, è incredibile questa cosa. Chiama un amico e proponigli di fare una passeggiata. Ma sono le tre di notte. Beh, sarà molto divertente. Ma devi vedere se ti risponde alle tre di notte. Matti, e se chiamasse Federico Chiesa? Sì, chiami lui. Non puoi. E poi non hai il suo numero, ora che ci penso. Mi ecco. Ok, sto chiamando il mio amico. Sta squillando, sta squillando. Ma Dani sarà sicuramente dormendo a quest'ora. Probabilmente. Ehi Luca, senti, andiamo a fare una passeggiata? Nina, ma sono le tre di notte. Vabbè, è una passeggiata notturna. Tu non le fai mai le passeggiate notturne? Buonanotte. Buonanotte. No! Ti ha chiuso il telefono in faccia! Ok, va bene, l'ho fatto almeno. Vedete, sono stata bravissima. Ma Luca non era un suo ex? No! Matti! Nina, hai appena perso un amico. Ed eccoci tornati a Matti, tocca di nuovo a me. Di nuovo a te. Dai qualcosa di cattivo, di divertente. Leggio della freccia, chi gira poi. Oh, chi gira prende Nina. Ecco qual è la legge della freccia. Ma io l'ho appena fatto ora. La regola è se fai un turno, dopo non puoi farlo. Voi la conoscete questa regola? No, no, non la conosco. Ho capito, penso. Oh. Leggo io, leggo io. Tanta, al posto di parlare per tre turni. Sì. Oh. Chi ha già fatto non può rifare. Oh no, ha beccato il suo più fortunato. Ci risiamo, io mi tapperò le orecchie. Matti, ma sono le tre di notte. Oh, è vero, se urla ci cacciano di casa. Cosa dite? Non vi sento. Perfetto, eccomi qua, anzi, perfetto, eccomi qua. Che questi turni siano i più veloci di sempre, chiari. Non posso credere. Dani gira, per sbriga, sì, si può. Sì, giro. Dani sta girando. Io sono uscita io, sì, non Dani, tocca a te. Sì, Nina, potresti spegnerlo, per favore? Ora canterò una canzone. Nina, devo darti un bacino. Vieni qui. No, 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 ti prego. Dani, sappi che sei stata fortunata che stavi vicino a Nina, perché se lo davi a Matti mi arrabbiamo. Toccami girare. Gira la ruota. Scusa un attimo Dani, ma perché hai scelto di dare un bacio a Nina al posto che a Robby? Perché diceva chi stava la tua destra. Ah, ok, ok, ok. Io avrei girato e sei uscito io, sì, teoricamente. Te lo dico, ma eravate distratti, quindi in giro. Bambina. Grazie. Spegni quel microfono. No, non basta, devo cantare per cantoni. Oh, sei insopportabile. Sì, sei insopportabile. Ma cos'è uscito, Robby? Che cos'è uscito, Robby? No, Robby, devi leggerlo. No! Che schifo. È uscito che ogni volta che sbaglio un bottle flip devo essere colpito da un nerf. Sì. Dai, ce n'era uno molto più piccolo di Nerf. Senti, sei già fortunato che non hai preso quello gigante.
Robby tanto perderai, verrai colpito. Ok, 3, 2, 1. Non è possibile, vabbè, devi fare ancora altri due botti. Di nuovo. Ancora? Sì, hai 3 turni. Vai. Dai, ma non è possibile. Ma ti sei allenato? No. Io me ne vado. Sono le 3 di notte. Vabbè, visto che ha vinto Robby, sparerò a Ninna. Non ci provare. Un secondo. Dov'è Dani? È stato super divertente. Eccomi qui. Sai cosa ti dico? Che ora fai tu la penitenza, cioè, oh, senza manco girare la ruota della bottiglia. Ma loro devono essere d'accordo. Siete d'accordo? Sì. D'accordissimo, questa è un'ottima idea. E va bene. Fingiti un gatto per 3 turni. Ti sto bene, Dani. Sì. Non puoi più parlare con la lingua italiana. Devi parlare con la lingua gattese. Miau. Ok Dani, però se tu rispondi di sì, puoi annullare questa penitenza. Miau miau. Che cosa vuol dire? Voglio un croccantino per gatti. Oh, te la vado a prendere? Miau miau. Significa sì, grazie. Vabbè dai, andiamo avanti, va. Gira Matti? Sì. Ok. No vabbè, ma non è possibile. Ma non è possibile. Senza dire niente a nessuno e fai uno scherzo. Ragazzi, io devo andare un attimo in bagno. Ci vediamo tra poco. Voi continuate pure a giocare. Ok, sì, va bene. Tiro io. Vai. Miau. Ma lì c'era Matti. Sì, Dani, te lo leggo io visto che tu non sai leggere. Indossa la maschera da notte per un turno o sarai una gatta cieca. Una gatta cieca? No, poverina, sì. La gattina cieca. Avete visto cosa c'è scritto nel bigliettino? Devo fare uno scherzo a qualcuno. E per far riuscire uno scherzo alle 3 di notte, so io cosa serve. Una maschera spaventosa. Siete pronti allo scherzo più spaventoso delle 3 di notte? Andiamo a farlo proprio noi. Aia. Ecco qua, gatta Daniela. Scusa. Aspetta, Okay. Si stava arrabbiando Dani. Sì, perfetto. Okay. Ecco le zampette, che carine. Siamo qui noi, eh? Sì. Continua a fare quello che fai. Direi che lo scherzo ha funzionato, che ne dite? Ma dove sono finiti gli altri? Sono troppo felice! Il gioco della bottiglia sta iniziando! Finalmente gioco con tutti quanti i miei amici! Non vedevo l'ora di pescare qualche bigliettino super cattivo per Robby. Che schifo, odio questi giochi. Vedrai mercoledì, ti divertirai! Il gioco della bottiglia è il gioco perfetto! Siamo tutti amici qui! E sei uscito proprio tu! Che fortuna! Perché non sei felice? Mercoledì, potresti dire qualcosa? Pesca il tuo bigliettino in cui c'è scritto quello che sei obbligata a fare. Dai. Spero di essere obbligata ad uccidervi tutti. Sì, però mamma mia, non puoi essere così negativa. Sorridi un po', dai! Vabbè, non c'è bisogno. Che ti è uscito? Chiudi una persona nell'armadio. Ok. Ma chi gli ha scritti questi obblighi? Oh, ma perché non puoi prendere Robby? Certo che sei proprio antipatica mercoledì. Ma quando stai zitta? Mai, io voglio sempre parlare, capito? E dico che sei bruttissima. Manu, chiudi l'armadio. Manu, che cosa stai facendo? Qualcuno mi sente? Rimarrò qui per sempre. Questo gioco inizia a piacermi. Ora Dani è chiusa nell'inferno. Matti, a chi tocca a girare la bottiglia? È il tuo turno, gira la bottiglia, Robby! Davvero, posso, sì. Dani? Ah, no, Dani è nell'armadio. 3, 2, 1, via! Gira la bottiglia, Robby! Devo
devo pescare io. Spero che ti esca, staccati un braccio. Ci sono anche queste sfide qui dentro mercoledì? Ovvio. Allora io non pesco. Pescherò io per te. Forse era meglio se pescavo. È uscita una domanda. Quando hai mangiato la Nutella l'ultima volta? La Nutella, io amo il sangue pesto. Il sangue pesto, non so manco che sapore abbia. Comunque la Nutella l'ho mangiata l'ultima volta la settimana scorsa, esattamente sabato scorso, dentro una piadina. L'ultima volta che hai mangiato la Nutella? Beh, l'ultima volta che l'ho mangiata io è in questo esatto, piadina con la Nutella. Momento, Patti, dovevo girare la bottiglia. Ok. Adesso che mercoledì non c'è. Presto, Dani. Dani. Dani! Robby! Ci sei addormentata? Sì, mi avete lasciato qui per un sacco di tempo. Sono venuto qui a salvarti. Presto, vieni, così giochiamo insieme. Ma non è che c'è mercoledì da qualche parte? Shh, mercoledì è di là, vieni, presto. Mercoledì, questa volta mi hai fatto veramente arrabbiare. Ora è il mio turno e mi vendicherò. Dipende chi esce, Dani. Sono uscita io. Guarda qui cosa pesco. Vediamo. La persona che ti sta meno simpatica tra quelle in questa stanza. Ovviamente è mercoledì. Sei antipaticissima. Anche io ti odio, vedi, ora ci vediamo insieme. Dai, mercoledì, gira una volta anche tu la bottiglia. Magari inizi a divertirti. Ma, ehi, ma non è che non funziona così. Devi rigirarla. Deve fare almeno un giro completo. No. Ma se ne sta andando? Mercoledì, che cosa stai facendo? Ma si può sapere dove stai andando? Pesca. Ok, va bene, pesco io, ho capito. Mi è uscito... No. Prova ad abbracciare mercoledì! E adesso com'è? Ma dove... Dov'è finita? Mercoledì? Mercoledì? È scomparsa? Come ha fatto? Anche se non voglio, devo fare il mio obbligo! Non mi abbraccerai mai. Senti, non è il momento di giocare a nascondino, ok? Se pensate anche voi che questa cosa finirà male, lasciate un mi piace e iscrivetevi. Secondo me, mercoledì mi ucciderà. Ok, mercoledì, adesso io ti darò un piccolo abbraccio e tu non farai nulla perché devo solo completare il mio obbligo. Un piccolo... Aia! Almeno fatemi girare a me la bottiglia. E se esci di nuovo tu? Oh, è uscita mercoledì. Mercoledì, il biglietto non puoi sceglierlo tu, quindi stai ferma, sai che ti dico? Lo scelgo io per te. Apri questo. Speriamo che sia una cosa cattivissima. Quanti ragazzi hai baciato? Due ragazzi hanno provato a baciarmi. Ah, quindi sei stata fidanzata? Sono morti. Ragazzi? Non provate mai a dare un bacio a mercoledì. Altrimenti... Nota per Robby, non provare mai a baciare mercoledì. Scusate, lei in realtà non è Nina. Ma non lo so che cosa gli è successo, Matti. Vediamo chi uscirà questa volta. Non io. Di nuovo mercoledì. Ti odio, bottiglia. Regala il tuo oggetto preferito a una persona a tua scelta. Robby! Mercoledì, mi hai chiamato? Devo regalarti il mio oggetto preferito. Un regalo da mercoledì! Oh, finalmente fai qualcosa di buono. La mia bambola preferita. Ah, è uno scheletro. Oh, puzza! Sembra davvero un cadavere. Ma che cos'è mercoledì? Morte. E ora che ci faccio con questa? Tenerla come per sempre? Sì. Grazie, però se vuoi te la ridò, la tua preferita. È tua, te l'ho regalata. Vediamo un po' chi esce. Sono uscito io. La solita maledizione della bottiglia che chi gira poi esce. Va bene, pescherò il bigliettino, Robby. Quale mi consigli? Questo qui va bene? Sì, sento delle ottime vibrazioni da questo.
Fai indossare a mercoledì qualcosa di colorato! Finalmente la mia grande vendetta contro mercoledì è arrivata. Siete pronti a vederla con questo addosso? Guarda un po' che bel regalino ti ho portato. Questo ti starà sicuramente benissimo. Devi indossarlo? No. Perché no? Mi fa paura. Ma è un obbligo mercoledì. Indossalo, coraggio. Dai, vieni qui. Dove stai andando mercoledì? Indossalo subito. Non provare a scappare. Dove stai andando? Fermati qui. Allora, sarà molto veloce. Guarda, devi indossare. Metti il braccio qui. Ok, molto bene. E poi l'altro braccio dall'altra parte. Eccolo qui che arriva. Oh, adesso sì che sei bellissima. Guarda qui. Vedi, i colori ti donano. Non come il nero. No, ehi, no, no, non te lo levare. Dove stai andando? Oh, dai, non è giusto. È il mio turno e farò in modo che esca Dani. Io ci provo, Si è sciuturino tantissimo. Oh, ma sono uscito di nuovo io. Ok, pesca se ci riesci. Ce la faccio a pescare se ti stai fermo. No, 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 no. Mi rifiuto di farlo. Prendi la pozione di mercoledì. Cosa? Cioè, mercoledì ti preparerà una pozione e tu sei costretto a berla. Mercoledì, guarda, è già andata a prepararla. Speriamo che non faccia l'effetto dell'ultima volta. Mati, non bere quella cosa! Te la sconsiglio vivamente, non sai cosa ci ha messo dentro. Ma in fondo sembra Coca-Cola, dai! Fammi sentire. No, Mati, non è Coca-Cola! Ma no, fidati, sarà sicuramente buona! Davvero l'hai bevuta, Mati? Vedete? Te l'avevo detto! È perfetta! Mati? Oh. Mati? Mati? Oh. Finita come l'ultima volta. È svenuto! Cosa hai fatto al mio amico Matti? Cosa c'è di quella pozione? Qui manca qualcuno! Ho capito chi è! È il solito secchione! Si può sapere che cosa fai qui? Robby, stavo finendo di studiare! Studiare? Ma è ricreazione! Devi giocare assieme a noi! Ma io gioco studiando, mi diverto tantissimo! Guarda che non era una richiesta, era un'affermazione! Devi venire con me! Aia. Ok, ora giro da... uscito io! Beh, allora Matti, dovrai pescare un bigliettino! Ok, è il momento! Giriamo e voilà! Bigliettino per me, speriamo non sia qualcosa di brutto! Che cos'è? Sei mai stato innamorato di Samantha? Ecco, beh... No, 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 assolutamente no. Non mi sembri molto sincero, Matti. Ma farò finta di crederti. Tocca a me. Togli quelle mani, dopo Ninna vengo io. No, 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 ragazzi, dai, io non l'ho mai fatto. Fatti girare anche a me. Ma no, ragazzi, tocca a me. Adesso giro io la bottiglia. Aspettate. Aspettate, ragazzi, sta per finire la ricreazione. Dovremmo mangiare, studiare o al massimo fare attività ricreative. Non siete d'accordo con me? Non è molto più eccitante? E dai, Pippo, non fare il secchione guastafeste. Basta, non lo sopporto più. Ragazzi, tranquilli, ci penso io! Robby, sei venuto a studiare con me, vero? Sai che ho studiato un modo per farti stare zitto? Guarda qui! Potrebbe essere molto pericoloso, non so. Bravo, ora stai qui e gioca con noi! Uffo! Pippo, tranquillo, ora ti faccio bello! Ecco qua! Questa volta la giro io la bottiglia!
ragazzi, non posso fare questo obbligo. Ma che significa? Tutti possono fare gli obblighi. Dammi quanta. Vediamo. Travestiti da dinosauro e aspetta che arrivi la maestra. Non lo voglio fare. Devi farlo. Oh, Ophi. Maestra, vede Danny? È finita! L'avevo detto, ecco! No, no, maestra, quello è il mio libro! È il mio libro! Tranquilla, Ninna. Dopo andiamo in libreria e compriamo Emergenza Colori, il libro di Ninna e Matti. Cosa hai detto? Andate a comprare il libro? Mm-hmm. Vengo anch'io. Ok. Salve maestra. Finalmente suona la campanella. Ora possiamo tornare a giocare al gioco della bottiglia. Venite. Bottiglia. Eccola qui. Dai su, voglio girare io la bottiglia. Sono uscito proprio io, sì. Vieni Dani, pesca il bigliettino. Grazie. Oh, sono troppo curiosa, chissà cosa mi uscirà. Eccolo qui. Dai, un bacio a Marco! Ma io non posso baciare una persona che non è popolare! No, no, non esiste, non lo farò! Però, se non lo faccio, perderò il gioco della bottiglia! Oh, uffa! E dai, Dani, adesso mi devi dare proprio un bel bacino! No, Marco, qui no! Ci vediamo nel ripostiglio! Che bello finalmente ricevere un bacio, è dalla più popolare della scuola! Dani, sei sicura che vuoi baciare Marco? Non esiste. Lo bacerà lei al posto mio. Sì, effettivamente vi assomigliate. Beh, sì. Sono così emozionato. Cosa le posso dire? Ciao, Dani, questi fiori sono per te. No, non va bene. Oh, ci picchia, ci picchia. Marco, chiudi gli occhi. Sì, Dani. Un bacio a una ragazza popolare. Direi che possiamo continuare a giocare. Ora voglio proprio girare io la bottiglia. Ti piacerebbe? Tocca a me girarla. Tranquillo Pippo, girerai dopo la bottiglia. Va bene, grazie Ninna. State attenti perché ora girerò fortissimo. Sono uscito io. Tieni. Bigliettino, bigliettino. Oh, eccolo qui. Tutto per me. Imita la maestra. Troppo facile per me. Buongiorno alunni. Benvenuti nella mia nuova lezione. Oggi matematica. 2 più 2 uguale 4. Va bene, adesso interrogo. Chi vuole venire interrogato? C'è qualche volontario? Nessuno ha studiato? Allora dovete vergognarvi, capito? E anche tu. Salve maestra. Io non ho fatto niente. Era solo un gioco. Vabbè ragazzi, continuiamo senza Matti. Va bene, ora è il mio turno di girare la bottiglia, che bello! Matti? Ho preso una nota! Ed è tutta colpa vostra, ecco! Vabbè Matti, non ti preoccupare, io sono un esperto! Non significa niente non ci pensare! Anzi, adesso giochiamo!
Oh no, sono uscito io. Speriamo che non mi venga detto niente di pericoloso. Dai, su, Pippo, non fare così. Però magari esce, studia tutto il tempo matematica. O oh, finisci noi. I compiti. Speriamo. Non credo. Vediamo. Oh no, ammanettati col bullo. Vedi, Robby, io non ho assolutamente niente contro di te, però questa cosa non la possiamo fare. Non è igienica, potrebbe essere pericoloso. Lo abbiamo già fatto. Oh, no. Bisogna sempre rispettare quello che esce dal gioco della bottiglia. Quindi adesso starei con me per un bel po'. Va bene, magari possiamo divertirci. Vogliamo andare a studiare qualcosa, che dici? No, è arrivato il momento del pipistop. Andiamo. Pipistop, no, aspetta. Robby, ma quanto ci metti? Su! Che situazione spiacevole! Ci vuole il tempo che ci vuole! Ma dobbiamo tornare in classe! Oh, ecco fatto, quante storie! Andiamo! Aspetta, Robby, ti devi lavare le mani prima, così è disgustoso! No, va bene così! Che schifo! Dove sono gli altri? Voglio girare la bottiglia! Eccoli! Sbrigatevi, dai! Pronti? Uno, due, tre! Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Rin e Matti, perché un nuovo obbligo sta per uscire. Non so se avere paura o essere felice, però vabbè. Vediamo un po'. Fai vedere il tuo diario a tutti, ok? Semplice, questo è il mio diario e dentro, bam, ci sono scritti solo i compiti. E poi? E poi basta, che cosa ci deve essere? Questa cos'è? Quello viene nel... è un segreto, cioè nel senso... Chi è questo ragazzo? Lo riconosci? No, non lo riconosco, cioè... No. Ma Matti, come chi è? È Charles Leclerc, ha gli ottimi gusti. Ma che cosa state dicendo voi? Tu cosa hai da dire, Dani? Così male! Ehi, è mio! Ti volevo dire, è... Tu? No, no! È tuo? Io non ci posso credere! Tu sei abbracciato a un altro ragazzo e quel ragazzo non sono io! Anche a me piace Leclerc, è il mio pilota preferito! Vabbè, di questo ne parliamo dopo, continuiamo a giocare, va? Giro io! Allora, una bella spinta e via! Oh, sono uscito io! Bigliettino verità, con chi ti sposeresti? Facile, anche troppo. Dua Lipa. Cosa? Io non ho detto che mi sposerei con Charles Leclerc. Sì, certo, come no. Io invece sì, problemi? Sì, c'è un problema perché io e te siamo fidanzati. Quindi dovresti ragazzi, continuiamo il gioco. La ricreazione non dura all'infinito. Poi torna la maestra e non possiamo più giocare. Quindi continuiamo. Tocca di nuovo a me. Scappa dalla maestra cattiva. Ma non esiste la maestra cattiva. No, infatti, ma che significa? Impossibile. Ragazzi, scappi.